adesso stiamo entrando in groma rosso. Ah, ti fermi, non è che vai avanti. E stiamo andando appunto dall'azienda che non mi ricordo già. Dei fratelli Bonacorsi, che okay, abbiamo visto ieri su da Daniele che stava lavorando, loro hanno un'impresa edile. Gestiscono anche un rifugio, il rifugio Alpe Corte, e poi però hanno questi animali e... Cos'è un castello lì sopra? Questo allora, castello, quello lì è un castello, anche là poi c'è un castello, Gromo, un paese medievale, e qui nei secoli scorsi si forgiavano le spade, si forgiavano, perciò erano state costruite tutte queste case signorili che ai tempi erano... E mi hanno detto qua che la Val Seriana è anche... famosa in tutto il mondo perché ci sono le cave di quella pietra per affilare le falci. Esatto, la pietra cotte. Allora, non come è, si chiama quella pietra? Non è proprio pietra cotte, sì. E non è proprio qui in Alta Valle, però sì, soprattutto negli anni passati, ormai tutte quelle arti manuali lì si stanno purtroppo perdendo, ma nei secoli scorsi era fonte di reddito, ci ha lavorato. Era conosciuto in tutto il mondo. Sì. Poi si è spostata più verso il Basso Valle perché ha seguito, diciamo, la richiesta dell'industrializzazione, no? Del grande, perciò si è spostato tutto. Ho capito, ma le cave sono giù più in basso? Adesso qui operative non ci sono più cave, ma sono nella zona della Val Brembana, delle valle limitrofe e la Val Seriana. Ok. Ma che bei posti. Qui stiamo salendo verso la Val Bondione. La Val Bondione, diciamo, è la partenza di tantissimi rifugi che l'estate sono frequentatissimi. C'è il rifugio Curò, il rifugio Mario Merelli, passeggiate bellissime. Per chi è un po' più allenato ci sono le cime, vediamo quella lì in alto che è Re d'Orta, una delle montagne più frequentate. Poi ci sono il Pizzo Sky, la Cima Coca, è una zona frequentatissima per escursioni. Ah, beh, bello, ci bello. Sono le cascate del Serio, sì, che sono tra le più alte d'Europa e negli ultimi anni fanno 5 aperture in estate perché poi sopra c'è il bacino. Ah, quindi le gestiscono? Le gestiscono, esatto, così. E fanno 5 aperture, c'è tantissima gente, è un'escursione che si può fare con i bambini, si può fare in famiglia, e durante l'estate appunto fanno 5 aperture, di cui una in notturna, che organizzano una camminata enogastronomica con l'apertura notturna illuminata delle cascate. Merita per chi volesse farsi una domenica in cima all'Alta Valle Seriana. Sicuramente si può fare una bella camminata, una passeggiata e poi mangiare qualcosa di buono. Tutti prodotti i ristoranti tipici delle zone si usano prodotti tipici e... bene. Fiume Nero. Esatto, qui siamo già in territorio di Val Bondione, una delle prime frazioni, si chiama appunto Fiume Nero, tra poco arriviamo in cascina da Steven e Michele, e nulla, tutti i paesini di montagna, qui a periodo natalizio fanno un presepio vivente davvero bello, stanno rivalutando tutte le varie case, quelle vecchie, esatto. È ambientato tutto lì dentro, tutto sempre con la mano d'opera e la voglia dei volontari, che nei nostri paesi è indispensabile. Bisogna essere sinceri, quando c'è da rimboccarsi le maniche, il bergamasco è brontolone, ma quando c'è da rimboccarsi le maniche sono quello, tutti in prima fila. Sì, lo possono confermare. Ogni paese dell'Alta Valle Seriana ha una miriade di associazioni, chi nel volontariato, nel sanitario, chi nel sociale, veramente siamo forti. Bravi.
eccoci qua che arriviamo nell'azienda. E anche loro solo per gioco lo fanno. Guardalo qua. Questo è Steven. Ciao Steven. Buongiorno. Allevatore per passione, mi ha già detto. Ma va che spettacolo, ma va che spettacolo. Queste, perché io faccio confusione, sono bruno o grigie? No, brune alpine. Brune quelle originali. Che ieri siamo stati su Lada. Sì, ho visto. Ah. Quante ne hai? Tutte qua? Sì, sono tre brune alpine, con i rispettivi vitellini. E poi che bello. Ci occupiamo principalmente. Ma queste sono le cose più belle. Di caprioloniche. Ah, il vitellino qua. Esatto, sì. Come mai quella là è slegata? È appena partorito. Ah! E domani sei anche giù in fiera? Sì, certamente. Ma che bei! Ma mi fa prendere voglia a casa di farmi una strutturina così. Guardali qua. Ehi! Ah, qua ci sono le altre. E il vitello lì a Poix cos'è? È un belga. Ah, un belga? Sì, un belga. Ah. Li abbiamo chiusi adesso un po' nelle cuccette, ma poi passano, diciamo, la maggior li parte fai uscire tempo. Fuori sì, da dietro, no, anche con, esatto, con le loro madri. Ciao. Qua abbiamo le novelle di 2 anni e qua invece le caprette di 1 anno, quelle che, diciamo, per la, non partoriscono per il primo anno. Ah, che belle. Quanti capi porti domani? Ma una decina, più o meno. Eh. Sì, una decina. E poi in estate le mandi in galpeggio? Si vede anche da qua. Esattamente sulla dove... Su quelle rocce là? Esatto, sì. Quella è il nostro alpeggio. Cosa? Non sono incrociate con i camosci? Poco ci manca. Ma le dai a un pastore? No, noi abbiamo un dipendente, noi che dovrebbe arrivare a breve. E va su, esatto, va su. La baita sua di proprietà e, diciamo, le seguo tutta estate. Guarda qua, ho visto le galline qua, sì, il cavallo, hai anche il cavallo. Sì, 3 cavalli abbiamo. Che razza è? Quarter horse. Ah. Gatto qua con le galline. Ehi. Ha fatto l'uovo. No, lo diciamo perché la gente di città non si rende conto che è la gallina che fa l'uovo. Perché lo trovano confezionato al supermercato? Prendo qua, la mula. Dicevi? La mula? Pioggia. Ma che bello! Dov'è? A questo appena nato? Questa qua ha esattamente 5 minuti. Pioggia allora! Pioggia, va bene, pioggia. Definitivo. Ci scambiamo i numeri di telefono, intanto mi mandi poi le foto. Volentieri. Qua ci sono altri capretti. Sto un po' tornando, diciamo, tutto in questi giorni. Giù. E le femmine le allevi? Sì, tutte le femmine noi le portiamo fino, diciamo, a novembre. Poi facciamo una selezione, diciamo, perché adesso è un po' difficile capire quale sarà la migliore. Sì. Perché i maschietti invece, a differenza, scegliamo i 4 o 5, diciamo, che ci colpiscono di più
o che diciamo hanno una genetica magari sì, passata che conosciamo noi, che potrebbe portare a migliorie, e poi anche quelli li portiamo a novembre e scegliamo i tre migliori, poi o li vendiamo. Solitamente vengono venduti parecchi anche per vivi. Ma che bene. Realtà che da noi non esistono, appassionati come voi qua, se ho già visto ieri, complimenti. Ah. Che bello. Pietro, cosa dici? Sono in gamba perché... Queste le canne sono le bagoline, com'è? Allora, il bagolaro è questa, ecco, e me l'ha regalata. Però noi manteniamo la tradizione, usiamo l'acero o il castagno. Il castagno salvaggio si chiama, esatto, il salvaggio. Sì. Allora, per esempio, questo è di castagno, anche questo, e tutto il resto è acero. Ah. Ecco qua, magari ne abbiamo un esempio. Poi sono passioni un po' che... Ma te le fai anche tu? Sì, no, lo stampo lì, sì. Questo lo stampo, le facciamo bollire nell'acqua. Le scaldi, poi le metti, esatto, lì. Quante le lasci seccare? Ma io ho 20 giorni, queste sono 3 mesi che sono qua. Perché sì, no, perché non è... ok. Di lavorarle. Ma e il legno quando lo tagli? C'è la, il ma periodo, certo, la luna? Tanti mi dicono che c'è un periodo, però io devo vedere il periodo in cui ho tempo io. Comunque in inverno che è fermo, sì, come... Che è fermo, esatto, ecco, ok. Esatto. E sì, tanti mi dicono il luna calante. Non ne capisco nessuna di quelle cose lì, ma... anch'io è... No, però riferimento un po', poi c'è il rischio che si apra, sì, di nuovo, o si spacchi. Poi su, allora, a dire la verità, su 20 che ne piego, 15 mi escono, 5 li rompo. Sì, ma è logico, se c'è il nodo c'è qualcosa. Dopo questo che cornone. E quello è un maschio. Il riproduttore. È un riproduttore, sì. È il papà, diciamo, di tutti questi... Oh, queste idee sono tutte capre aerobiche, e appunto la razza che tutti i giovani, diciamo la razza maggiore che i giovani della nostra zona stanno rilanciando. Anni 60-70 stava rischiando l'estinzione e stavamo perdendo un po' questa razza, che è la razza appunto delle aerobie. Però mi ha detto che non si munge. No, noi la mungiamo. Allora, che fa poco latte, no? Lo rende... Non è proprio neanche veritiero il fatto che non faccia tanto latte. Ah. È un po' la condizione in cui si trova, ovvero... Cioè, perché io un periodo avevo comprato anche le camosciate. Ah. La scarsità, mi ero appoggiato delle camosciate o delle bionde. Però prese le camosciate e le bionde, messe nella condizione dell'aerobica, sì, al peggio, il latte che producevano era uguale. Okay. Quindi, cioè... Bisogna cercare di valorizzare la capra aerobica e apprezzare il fatto che, nonostante il terreno arido e impervio altro che un riscontro, un veramente. No, poi ho sentito dei prezzi folli. Sulle aerobiche, sì. Introvabili. No, è vero. Poi sfatiamo un po' il mito che gli allevatori sono sporchi, sono... Assolutamente, non si sentono odori, ma neanche il becco, di solito puzza il becco. E poi bisogna fare i complimenti soprattutto al ragazzo che è qua a gestirle, che le cura come se fosse... Sì, dei bambini proprio, ma si vede. Di qua le pecore. Guardali qua, gli antilupo. Avete avuto problemi con... Abbiamo iniziato a sentire, diciamo, qualche segnalazione di presenza. Non ci siamo un po'. È perché mi hanno detto che qua ne avete pochi. Sì. Ringraziate. Allora, 2 anni fa ho fatto il corso, diciamo, per la gestione di cani antilupo, e ho preso i miei primi 3 cuccioli di pastore maremmano abruzzese. Non è semplice perché... Spesso magari si rivelano più un problema al cane. Sì, perché poi il turista, poi... Hai questioni col turista, e bisogna cercare un po' di
non so. Ecco, però come tu che li hai qua isolati, no? Sì. Poi con le capre. No, allora, i miei adesso sono qua, ma loro vivono. Con le capre? Con le capre, ah, perché sempre. Devono sempre stare assieme. No, appunto. Sapendo che arrivavano a farmi visita, ho preferito metterli. Ah, ok. Perché sembrano pacifici, ma sì, 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 è meglio. Difendono il gregge. Bene, bene. Qui ho la pecora. Cosa hai ancora qua? Ah, anche le pecore. Sì. Bergamasche. Esatto, gigante bergamasca. E quel che rimane di quello che ti parlavo prima, delle camosciate. Delle camosciate. E di qualche bionda dalla damella. Dove qua che arriva? Ehi. Vedi, quelle due lì sono due bionde dell'Adamello, che è una capra, un'altra razza che è stata recuperata prevalentemente in Valle Camonica, una valle limitrofa, sì. Qui era una capra anche quella che rischiava la estinzione, adesso fortunatamente. E c'è il contributo, no? Per l'orobica. Ah, come sì, anche l'orobica. Esatto. E la capra che il tuo amico Gidio Tallone, che salutiamo, doveva venire in fiera anche lui, esatto però è sempre incasinato col lavoro e non viene. Comunque salutiamo anche Gidio, bravi, bello veramente, complimenti. Devo aprirne ancora una. Ah, ancora un'altra. Queste sono in cucina. Sono quelle che preparano pranzo. Esatto. Ah, sotto la greppia dappertutto. Beh, su vanno le camere. Ah, bellissimo. Hanno la zona giorno e la zona notte. Là c'è il bagno, l'acqua calda, hanno tutto. Complimenti veramente. Guardate qua in Val Seriana le capre in cucina. Ah, no. Quanti ne hai tutto? Con 130 capi. Oh. E in estate raggiungiamo, diciamo, anche 200. Le prendi esatto. In guardia da sì, altri, sì, sì, così? Altri mi affidano i propri animali. Sì, sì. E noi li gestiamo nel periodo estivo-autunnale. Boh, ho mai visto le capre in cucina, abbiamo visto anche quello in Val Seriana. Qua dai cavalli. Olà, sapevo ti portavo la mula. Questi li lasci fuori tutto l'anno? Avrebbero i suoi box, però vedo che stanno meglio fuori, esatto, sì. Alla tettoia là dietro e che abbiano un riparo. Esatto, sì. E qua il sole lo vedete anche poco, eh? Pochissimo. E sulla cresta. A qua che è arrivato il gestore degli animali. Devo farti i complimenti e te li faranno chiunque che vedrà sto video, perché veramente tutte quelle in cucina mi sono piaciute da matti. Sì. Con il boiler, l'acqua calda e tutto. Bravo, complimenti. E poi d'estate vai su un alpeggio. D'estate vai in alpeggio, sì. Con tutta la famiglia, anche una moglie e una bambina. Ah, quindi. Sì. Quanti anni hai? 32. Vabbè, del 91. Bravi. Anche adesso andiamo nel rifugio peccatori, come lo chiama il mio amico Stefano della Val d'Aosta. Ah, qua c'è tutta la serie campane. Tutti i premi dei vari concorsi. Esatto. Ah, li guardiamo tutti. Le gambise, le usate ancora le gambise? Sì, qualcosina per mantenere la tradizione. Ah. Un po' ce ne sono di premi. Sì, qualcosina c'è, dai. Speriamo di farne ancora domani. Domani allora documento poi tutto, eh? Qua vedo le bottiglie non mancano.
Allora facciamo l'aperitivo. Sarà meglio. Qua è arrivato anche il boscaiolo e il mio fan. Come ti chiami? Marco. E il mio cane come si chiama? Ais. Vedi, sa tutto. Più o meno. E la figlia di Luca, mio figlio. Ah, che l'ha ah perché non, l'ho, non l'ho ancora pubblicata più di tanto. Ciao. Ciao, ciao. Dai ragazzi, vi ringrazio di tutto, dell'ospitalità, dell'aperitivo. Grazie a te. Ciao, ciao, ci vediamo domenica giù, giù in fiera. Ci siete tutti? Sì, domani. Anche questo saluta. Ciao, eh. Continuate così. Ciao, ciao. Ciao, grazie.